Tra la Vezzola e il Tordino, il problema delle comunicazioni in provincia di Teramo è tale che non sarà possibile risolverlo in modo definitivo e completo se non in un avvenire assai lontano. Tuttavia i servizi automobilistici possono dare un contributo non indifferente alla risoluzione dell'assillante problema. L'idea iniziale di dotare la provincia di Teramo di una rete di comunicazioni automobilistiche, data la scarsità di ferrovie e la totale inesistenza di tramvie, rimonta a molti anni addietro. Dopo febbrile lavoro di propaganda, si formò una società con capitale esclusivamente abruzzese. Un capitale di 200.000 lire, che parve molto, ma non poteva essere agli esperti che un primo fondo. Intendo dire la società Abruzzo. Le prime linee che incominciarono a funzionare furono la Teramo Campli, Civitella Tronto, Ascoli Piceno e la Teramo Montorio Alvomano, Tossicia, Ornano, Isola del Gran Sasso Castelli. Qualche anno dopo il capitale venne aumentato. Finché nel 1918 fu necessario elevarlo a mezzo milione. Nello stesso anno venne incorporata la società che, gest che gestiva la Terra Mopenne. Successivamente altre società vennero riscattate. E si arrivò a un capitale di un milione tondo tondo. Tanto che non è esagerato l'affermare che nella nostra Terra la società Abruzzo può considerarsi come una delle più cospicue. Una varie ragioni, tra cui il natural crescere del numero delle capaci vetture, la necessità di provvedere agli indispensabili continui accomodi e ricambi di pezzi, avevano fatto sorgere l'idea di creare in teramo uno stabilimento che potesse in buona parte affrancare dal tributo all'Italia settentrionale, a Torino. In specie. In tal modo non solo la società Abruzzo si sarebbe potuto servire, ma eziandio tutte le altre società dell'Abruzzo, del Mezzogiorno e delle Marche, nonché tutti i privati che ne avessero bisogno. Fu così che venne acquistata fuori di Porta San Giorgio, al di là del Tecnomasio, una vasta area e affidato. All'esimio architetto professor Ferretti l'incarico di approntare un progetto per il vasto e capace stabilimento. La costruzione venne affidata alla ditta Tombari di Roma, che si è affrettata a eseguire l'importantissimo lavoro con ogni impegno. La società Abruzzo è una benemerita di Teramo perché, mercé sua, la capitale dell'Abruzzo Ultra Primo. È stata dotata di uno stabilimento che richiama largamente l'attenzione del pubblico sulle sue mura e sulle sue pingui colline. Immaginate un'area di oltre 4.500 metri quadrati, un edificio lungo 75 metri e largo 60, una costruzione solidissima e snella nel tempo stesso, in cemento armato, 66 pilastri sui quali posa il vastissimo tetto che ricopre le tre navate di cui è composto lo stabilimento e vi farete un concetto della bontà dell'opera. Lo stabilimento contiene anche gli uffici della società. Sul viale Giovanni Bovio l'edificio ha la sua fronte principale, due piani, tutti in muratura, in mezzo il gran portone d'ingresso, tre finestre per ogni lato, Secondo piano sei finestre laterali e una più vasta nel mezzo, sulla quale è l'iscrizione della società. Ai lati infine due vastissime sale, di cui una offre l'esposizione delle macchine e l'altra è adibita a magazzino. Ed ora varcate la soglia del mastodontico edificio e osservate. Nella nave del centro possono trovare riposo all'affannoso pulsare più di una quarantina di vetture e nel centro vi è un congruo spazio per le eventuali evoluzioni. La nave di destra all'officina di montaggio delle carrozzerie con una sala a riscaldamento, i serbatoi di benzina e dei lubrificanti, il deposito di legname occorrente, i reparti ottonatura, nichelatura, fonderia e saldatura la nave di sinistra contiene le officine propriamente dette e cioè reparti trapani torni presse per gomme motori con relativa scuola per motoristi o inoltre il reparto lavorazione del legno e un grandioso serbatoio di benzina modernissimo e solido di una capienza non indifferente ho potuto constatare la delicatezza del complicato congegno per la carica del serbatoio, il quale ha dei motori propri che lo azionano, cose giammai viste in Abruzzo. Serbatoi della capacità di 60 tonnellate di liquido per il lavaggio delle macchine e per i bisogni di ogni genere, magazzini, cabine, uffici speciali. Spogliatoi, bagni, docce, ritirate completano nel fondo del fabbricato il grande stabilimento. Il turista a Teramo potrà, se vi si recherà in automobile, rifornirsi di quanto è necessario per proseguire verso la meta prefissasi. Da Teramo ci si può dirigere verso Ascoli Piceno, verso Penne, verso. Loreto a Prutino, fuori di Abruzzo e verso il cuore della provincia di Teramo, Penne e Loreto, come Atri a cui ci si può accedere dalla stazione di Atri Mutignano, hanno infiniti monumenti di arte degni di essere visitati. Ma soprattutto da Teramo si può scendere il Gran Sasso, il Gran Sasso d'Italia, recandosi ad isola del Gran Sasso, di cui è famoso il tramonto gemino, descritto recentemente dal valente professor Verruca. Il Gran Sasso è la meta preferita degli alpinisti.